Così che fa lui, Possiamo. Compagni e compagni, buonasera. Perché Antonio Bassolino mi insegna che si aprono così i comizi. Sono passati 8 mesi da quando, con un post su Facebook, annunciò che si sarebbe candidato a sindaco di Napoli. È stata una lunghissima campagna elettorale, molto intensa, ma abbiamo fatto un bellissimo percorso. Abbiamo conosciuto persone nuove, rincontrato tanta gente che ci ha raccontato di aver sempre sostenuto Antonio Bassolino. In questo tempo abbiamo attraversato tutta la città, come dice il Presidente, passo dopo passo. Abbiamo percorso ogni strada, piazza per piazza. Abbiamo fatto comizi, penso al primo in Piazza Carità, poi San Giovanni, e Barra e ancora l'ultimo pochi giorni fa a San Pietro al Paterno. Siamo stati a casa delle persone, abbiamo bussato alle loro porte e Antonio ha percorso ogni centimetro di questa città, anche se in realtà l'ha sempre fatto quando fu sindaco e da semplice cittadino. E adesso ci troviamo qui, chiudiamo una prima fase di questa campagna elettorale, lo facciamo insieme, fianco a fianco, come hanno fatto tutti i volontari e tanti giovani volontari che hanno lavorato sodo e continuano a farlo ininterrottamente, affinché Antonio Bassolino venga eletto sindaco della nostra meravigliosa città. Bene, siamo subito qui una persona che non ha bisogno di presentazioni. È stato un piacere immenso ed un onore averti conosciuto. Nello Daniele. Allora, noi, ecco, senza veli, senza filtri, l'ho detto perché comunque si sa che noi, parte della famiglia Daniele, amiamo Bassolino. C'è stato un rapporto intenso di fratellanza, quindi noi continueremo, artisti come Nino, noi facciamo musica, non facciamo politica, perché riusciamo fortunatamente ad andare avanti con la cultura. Napoli è stata capitale della cultura in Europa dal 94 al 2000. Antonio Bassolino sindaco ha aperto le porte di tutte le piazze di Napoli. Grazie a lui oggi che ci troviamo anche per i giovani, così, tanti bar, tante cose aperte, e lui ha dato il via, quindi già ha dimostrato di fare il sindaco. E spero che noi abbiamo bisogno di un riscatto sociale, tutti quanti, tutta Napoli, in qualsiasi campo, sia culturale, sia commerciale, e spero che chi sia, se succede, spero che sia Bassolino, ma chi sia, spero che dia qualcosa di importante a Napoli, perché lo meritiamo. Nino, devi essere presentato, mica così. Allora, Roberta Seba, vieni Roberta. Un applauso. Roberta è una studentessa, è giovanissima, perché ha 20 anni e si è giovani, ed è al suo primo voto amministrativo. E beh, come si dice, il primo voto non si scorda mai. Brava. Buon pomeriggio a tutti, sono Roberta Sepe e sono una studentessa universitaria.
iscritto alla facoltà di Lettere Moderne della Federico II e al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella. Ho appena 20 anni e forse sono qui proprio per questo, per essere una rappresentanza, una voce per tutta una generazione di giovani che è stata chiamata giustamente a votare per le prossime elezioni, per scegliere il sindaco di Napoli. Io, come tanti, domenica voterò per le comunali la prima volta. La mia generazione è sempre stata chiamata la generazione bruciata, la generazione sfaticata, che non crede più in niente, figuriamoci nella politica. Forse questo è da ricondurre al fatto che non c'è mai stato davvero qualcuno che si aprisse ad un dialogo con noi. Un dialogo chiaro e concreto, qualcuno che ci prendesse in considerazione. Io ho sempre cercato nel mio piccolo di fare ciò che potevo per migliorare il posto in cui vivevo, la mia quotidianità, perché lamentarsi non bastava. Facendo parte della comunità scout della mia città, ho avuto varie occasioni per agire attivamente su ciò che non ritenevo giusto, andando a pulire le strade nei quartieri, a rendere pulibili gli spazi e i parchi della città, a lavorare all'interno dei beni confiscati della camorra. E per quanto giustissimo e necessario, non basta. Serve un'istituzione che collabori con i cittadini, di qualsiasi età e di qualsiasi orientamento politico, perché serve migliorare e salvaguardare la nostra città. In questi mesi di campagna elettorale e di ascolto reciproco con i candidati, tutti noi giovani abbiamo dimostrato con le nostre stesse voci, con le nostre manifestazioni, che i nostri problemi devono essere ascoltati da tutti e che sentiamo molta preoccupazione per il nostro futuro. A partire dalle emergenze ambientali e da altre che nascono da problemi che si potrebbero risolvere se soltanto qualcuno ci ascoltasse. Uno dei punti più importanti di una buona amministrazione è il dialogo tra le generazioni. Proprio noi, che siamo la generazione dell'inclusività, sappiamo che è necessario il dialogo di tutti con tutti, vecchie e nuove generazioni. Questo della solidarietà intergenerazionale è un valore supremo che è stato rottamato con violenza negli ultimi anni in nome della propaganda politica, e gli esiti sono sotto gli occhi di tutti. Noi dobbiamo esserci sia per far presenti i nostri problemi e le nostre necessità, sia per essere persone impegnate attivamente in questo cambiamento, esserci in prima persona ed essere investiti di responsabilità. Per questo motivo ringrazio Antonio Bazzolino, che ha aperto questa campagna con i giovani e la sta chiedendo a me di essere qui. Quando lui è stato sindaco, io non c'ero, noi giovani non c'eravamo, ma sono informata e mi è stato raccontato, e molte delle azioni amministrative degli anni 90 sono ora nel nostro uso quotidiano, dalla metropolitana che attraversa la città, a Piazza Belviscito che non è più un parcheggio, al centro storico dove ci ritroviamo la sera, che è stato recuperato e valorizzato, ad un tessuto culturale che è stato sostenuto e dovrà essere sostenuto in futuro in quanto identità cittadina. Non diamo tutto per scontato e guardiamo avanti sul pezzo di strada che c'è ancora da fare. Scegliere un sindaco è una scelta importante che serve a migliorare concretamente la nostra città. Una città complessa, con le sue fragilità, ma anche con una sua forte identità, una cultura. Per questo bisogna avere forza e responsabilità, e anche per gestirla, che possono essere garantite da anni di esperienza, perché l'esperienza amministrativa di Antonio Bazzolino può essere una guida per la nostra generazione, dando voce al nostro interesse di impegnarci in questo mondo politico e amministrativo. Possiamo scegliere ora davvero tutti cosa è meglio per noi e per la nostra città. Non chiamiamolo più presidente, ma sindaco Bazzolino. Grazie. Brava. Ebbene, non un figlio, ma
il figlio della nostra città. Non credo ci sia qualcuno che più di lui abbia questo legame viscerale con Napoli. Nino D'Angelo! Grazie. Io ho fatto di tutto nella mia vita, ma comincia la prima volta. Io che posso dire? Io sono qua quasi spaventato da questa cosa. Però quando ci sta una persona che ha fatto tanto per te, tu non ti asciuga mai. Devi rischiare anche di farti qualche antipatia. Però io devo tanto quanto che Bassolino. E tutto quello che è avvenuto dopo, dagli anni di Bassolino al sindaco, mi hanno fatto crescere anche artisticamente. Perché Bassolino mi ha fatto vedere il teatro del Mercadante, quando i teatri a Napoli non meritavano. Abbiamo fatto la montagna di sale e ho avuto il piacere di cantare sulla montagna di Mimmo Palladino, grazie a questo signore. Quindi io questa sera posso dire qualunque cosa, io lo amo a Bassolino. Qualcuno dice la posto di lui, io posto di lui, io lo amo, grazie a lui, molto bene. Mi sono dimenticato, stamattina ho comprato la cosa del sindaco, la fascia. Non ha discutato a casa, poi non ha giunto una figlia perché ha detto magari non porta bene, non lo porta male. Allora, io sono uno che non ho studiato, non ho avuto il diritto alla cultura, l'ho imparato a Forcella, certe cose l'ho imparato al Trianon. Nessuno ha detto mai chi mi ha portato realmente a Forcella, prima che andassi la seconda volta. Mi ha telefonato a mezzanotte Bassolino, mi ha detto vieni un attimo qua, che sono, andò, sì vieni qua, sono arrivato e ho detto tu devi andare al Trianon, ma nel cacciaffè arrivo qui spettacolo, non ti affudi che tu non ti annonna, ma io non metti scuola pure se mi chiamano direttore, dice tu ce la fai, perché gli avevo dato l'impressione che possavo fare qualcosa di buono forse, andò. Mi ha fatto fare il direttore al teatro di Anon. Mi ha voluto bene, l'ho amato e proprio per questo, appena seguito, ma io mi hanno salutato. Per cui, il magrappa Bassolino può fare qualcosa di bello ancora a Napoli. Perché, e anche per un altro motivo. Lui c'è stato tanto tempo sul comune di Napoli, non stanno cagnando troppi spicci, non si capisce niente. Isse non ha da cominciare un capo, state già a due da cominciare. Poi della mia verità, mo si va di destra, di sinistra, di qualunque centro politico, io ho conosciuto tanti politici. Ma Bassolino è uno che la politica sa veramente, quindi, ma veramente, è un professore. E poi lui guarda molto, diciamo che Antonio, io con Antonio ho conosciuto tante persone belle, tante persone di cultura. Io che di cultura purtroppo, per colpo di una società, non ce l'ho. Perché a me non me l'hanno dato il diritto alla cultura, ma papà poteva mi chiamava terza media e andava a lavorare. Quindi, però mi ho imparato a scrivere canzoni. E oggi, grazie a questa mia passione, sono diventato quello che sono. E voglio servire a Napoli anche per metterci in immagine, perché vicino a giovani, io non voglio fare l'uomo di cultura perché non ce l'ho, però voglio imparare anche da vecchio qualche cosa. Perché io da quando conosco a Bassolino ho conosciuto il diritto alla cultura. Grazie. Grazie a Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, grazie.
compagni e compagni, amiche ed amici, cittadine e cittadini di Napoli, io vorrei davvero ringraziare di cuore tutti voi che avete riempito questa bellissima piazza nel cuore della nostra Napoli. E poi ringrazio Nello Daniele, che a me è tanto caro, per lui e per il fratello Pino, il quale mi ha legato un rapporto molto forte. Poi ringrazio tantissimo Nino D'Angelo, che rappresenta davvero tanta parte di Napoli, le sue origini, la fatica di andare avanti, le difficoltà nello studiare, però il carattere, la perseveranza, farsi strada, e lui non l'ha voluto dire fino in fondo, fino a conquistarsi, lui che ha studiato poco, la stima di tanti e tanti grandi intellettuali italiani. È il segno di un cammino. E poi consentitemi di ringraziare questa sera molto la squadra di persone, di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi che si è impegnata con me in questi mesi. Vorrei dirlo nel modo più semplice. Ho cominciato da solo il sabato 13 febbraio, quando ho scritto mi candido al sindaco di Napoli. Poi ho avvertito Anna Maria e ho cominciato io, Anna Maria e il nostro gatto Fred, che era vicino al mio iPad sul tavolo mentre scrivevo. E poi via via siamo andati avanti. Si è formato il comitato vicino Piazza Dante, pieno di vita, di tante persone, di tanti volontari, di tante ragazze e ragazze. Si è formata una squadra di volontari. Siamo andati avanti con pochissimi soldi, frutto di sottoscrizione, di piccole sottoscrizioni. Siamo quelli che hanno speso di meno in campagna elettorale. E che però, pur avendo speso di meno, hanno fatto forse i manifesti più belli della campagna elettorale. Con autoironia, ancora Bassolino, sì perché! E poi questo che è alle mie spalle sul sindaco che sa fare il sindaco. Una squadra di volontari e davvero abbiamo fatto un grande cammino, io li ringrazio di cuore tutti. È molto e anche grazie a loro che stasera siamo qui in questa grande piazza. E poi lavorando assieme, sabato 4 settembre abbiamo fatto il primo grande passo in avanti. Era il giorno in cui entro mezzogiorno si presentavano le liste. E guardate la differenza tra la nostra campagna elettorale e altre campagne elettorali. Noi a mezzogiorno in punto avevamo già presentato le nostre 5 liste, il programma, e a mezzogiorno in punto eravamo nel cinema modernissimo di Napoli per riferire alla città. In quegli stessi minuti, in un'altra parte della città dove si consegnavano le liste, si prendevano a schiaffi tra candidati e in un'altra parte ancora candidati parlavano contro altri candidati della stessa coalizione e dello stesso candidato. Ci sono cose simboliche che chiariscono tante cose. Quella giornata è stata per tanti aspetti significativa. E adesso siamo qui stasera a conclusione di una lunga, bella e appassionante campagna elettorale. Attenzione! Siamo a conclusione della campagna elettorale per il primo turno.
ma noi dobbiamo lavorare per rivederci in questa e in altre piazze più grandi al ballottaggio, perché assieme dobbiamo fare quest'altro tratto di cammino. Stasera finisce la campagna elettorale, il primo turno, vogliamo il secondo turno andare avanti a combattere per Napoli. Conclude dunque una prima fase. Questa campagna elettorale è lunga, la più lunga della mia vita, perché io mi sono candidato il 13 di febbraio, mesi e mesi fa, ma mi sono candidato il 13 di febbraio perché si doveva votare a fine maggio, e mi sono candidato quando non c'è nessuno. E quando io per mesi e mesi dicevo al partito che ho contribuito a fondare, a tutti, voglio dare una mano alla città. Guardate che tanti cittadini mi stingono. E quando mi sono candidato il 13 di febbraio, non c'erano altri candidati. E dunque non potevo candidarmi contro nessun altro. Potevo candidarmi come ho fatto soltanto per Napoli. E mi sono candidato, ho scritto quella frase, mi candido a sindaco di Napoli, perché sullo schermo della televisione a casa mi è apparso Palazzo Chigi e il passaggio della campanella e Mario Draghi che si insediava a Palazzo Chigi. Allora nella mia mente è tornato Carlo Azeglio Ciampi e il G7. E mi sono detto, ma Mario Draghi è come Carlo Azeglio Ciampi, e con Mario Draghi possiamo avere un G7 grande 10 volte di più grazie al piano europeo e alle risorse che devono arrivare. Ed è con Draghi soprattutto che dobbiamo collaborare. Allora è cominciata questa campagna elettorale bella, quartiere per quartiere, appassionante per tante ragazze e per tanti ragazzi che stanno facendo la loro prima esperienza politica e civica. Ma è stata bella, credo me lo dicono in tanti, anche per persone di altre generazioni che hanno riscoperto in queste settimane il gusto per la politica, il gusto per l'impegnarsi, per stare in mezzo alle strade, per partecipare alla campagna elettorale come l'abbiamo fatta noi, una campagna elettorale anche fisica, di contatto tra persone, oltre che su Facebook, su Twitter, ma la nostra è stata una campagna elettorale soprattutto di rapporti umani. Stasera si chiude questa prima fase e vorrei dire, lo faccio davvero nel modo più sobrio e più pacato e più caldo. Si chiude la prima fase della campagna elettorale e non si è potuto fare un solo confronto politico tra tutti i candidati a sindaco. Uno solo, in settimana intera. Non si è potuto fare al Mattino, il principale giornale della città. Non si è potuto fare alla RAI. Non si è potuto fare a Repubblica con il direttore nazionale del giornale. E devo dire, a me quello che è dispiaciuto di più non è soltanto l'assenza, ma le motivazioni e le spiegazioni che sono state date, che hanno reso l'assenza ancora più sbagliata. La prima spiegazione, al Mattino, non ci sono le condizioni per un confronto sereno. Non ci sono le condizioni al Mattino? Non ci sono le condizioni con me, con Maresca, con Clemente, con gli altri candidati? C'erano e ci sono le condizioni per i confronti più sereni e più civili. E poi la seconda spiegazione al Fatto Quotidiano.
sono dibattiti con discorsi costruiti. Sono dibattiti con confronti. E uno si regola sull'altro e cerca di dialogare e di rispondere. È la politica. Ed ora la terza spiegazione su Repubblica. Non ho partecipato ai confronti tra candidati perché ho voluto avere un rapporto diretto con i cittadini. E io che cosa ho fatto da mese e mese se non un rapporto diretto con i cittadini? Molto più di qualunque altro candidato. Dalla mattina alla sera, confronto diretto con i cittadini e poi rispetto per gli altri. Capacità di ascolto. Perché partecipare ai dibattiti aiuta ognuno di noi, aiuta me, perché io poi continuo a pensarci sopra, mi interrogo, cerco di fare un passo in avanti. E partecipare ai dibattiti è importante anche per i cittadini, perché così cresce la partecipazione e ognuno può farsi meglio una idea. Il rapporto con i cittadini è quello che ho cercato di fare io e il mio zainetto tutti i giorni, e massimo una persona con me, perché non so guidare la macchina, io e il mio zainetto. Ieri a Scampia, a San Giovanni, ogni giorno di quartiere in quartiere, riunioni di caseggiato, bussare alle porte dei cortili, in mezzo alle strade, rapporto anche fisico con la città. Per questo non è giusto dire così verso gli altri candidati e anche verso i cittadini. Verso la città noi dobbiamo avere rispetto ed amore, ed è per questo soprattutto che io mi sono candidato, per rispetto ed amore, perché Napoli è un punto molto delicato. Napoli è il paese, è come dopo una guerra, lo dico in questo modo. Sono anche i dati dell'Istat di queste ore. Tanti morti in più e tanti nati in meno, come dopo una guerra. E uscire dalla pandemia è come uscire da una guerra. Soprattutto a Napoli. Basta andare fuori a una mensa dei poveri, a Piazza Mercato, a Porta Capuana, per capirlo. Fuori al Monte dei Pegni e vedere tante persone sole. Le sofferenze aumentate, fisiche, psichiche, la solitudine di tanti anziani, a volte chiusi in casa e senza assistenza. Se la politica non guarda questo, la politica diventa distante e lontana. Per questo la città è un passaggio delicato. E alla pandemia si aggiunge la mancanza di cura per la vita quotidiana. Per le piccole cose, le strade, i parchi. Ieri sera sono stato al Parco Troisi, il laghetto che è scomparso, il riconosciuto, il Parco Virgiliano, uno dei posti più belli del mondo. Dentro e fuori è una ferita nel cuore, è cambiato il paesaggio della città. Da uno dei punti più straordinari. È questo che deve essere il primo pensiero di un sindaco. E poi il bus, con frequenze normali, la vita quotidiana delle persone. Perché se si ha cura della città, dalle piccole cose, allora cresce la fiducia e si può risollevare Napoli con obiettivi più ambiziosi. Si può farlo qui nel nostro centro storico, lì dietro di voi è coperta, c'è la targa UNESCO che ci siamo conquistati. Il centro storico e il turismo devono essere legati a queste bellezze, a Santa Chiara, a Gesù Nuovo, a San Domenico Maggiore, alla vostra storia, al patrimonio culturale. Questo è il centro storico. E attenzione, patrimonio culturale, non friggitoria a cielo aperto. E attenzione, siamo rimasti
in questi anni, a differenza di Roma, di Firenze, di Venezia, l'unica grande storica città italiana abitata ancora fondamentalmente da se stessa nel suo centro storico. Attenzione, non è più così da tempo a Roma, Firenze e Venezia. Se andate nel centro storico vedete pochi romani, fiorentini e veneziani. Il nostro centro storico, per fortuna, è ancora pieno di tanti napoletani, ma il rischio è che vengano mandati via le famiglie più deboli, le famiglie più povere, per fare spazio a un turismo indiscriminato e non di qualità. Attenzione, è la nostra storia, è Napoli, la nostra cultura, la nostra identità. E questo deve fare un sindaco. Il centro storico è nei grandi quartieri popolari e in quelle che sono le attuali periferie, alle quali noi dobbiamo saper guardare in modo nuovo, dentro la grande città metropolitana, perché le attuali periferie sono la parte estrema di Napoli in se stessa, ma le attuali periferie dentro questa enorme città metropolitana di 3 milioni e mezzo di abitanti possono essere cerniere, aree di connessione, se noi sappiamo portare servizi di qualità, scuole a tempo pieno, lo sport per i ragazzi. Ieri sono stato a Scampia fuori a una delle piscine chiuse, e invece sport, scuola a tempo pieno e formazione in tanti quartieri sono fondamentali per sottrarre le ragazze e i ragazzi alla camorra e alla criminalità organizzata, per farli crescere in modo giusto. Per questo noi abbiamo bisogno nei prossimi mesi e nei prossimi anni di un sindaco che sa fare il sindaco, che fin dal primo giorno sa quello che deve fare, di una giunta di grande qualità e di una squadra larga di persone, dirigenti, funzionari, tecnici, dentro Palazzo San Giacomo e fuori, nelle principali aziende, servono ingegneri, architetti, geologi, agronomi, professionisti, grandi competenze. Se vogliamo saper utilizzare le grandi risorse europee che dobbiamo spendere nei prossimi 5 anni, è il tempo di nuocere. Ecco anche la sfida, la traccia che possiamo lasciare per le nuove generazioni. Se ci sappiamo fare entro i prossimi 5 anni, e allora qualità, ripopolare Palazzo San Giacomo sul piano delle competenze, e serve una svolta rispetto a questi anni. Mi conoscete, io non ho mai detto parole critiche oltre un giusto limite in questi anni, perché ho fatto il sindaco, e quando ho fatto il sindaco, e farei lo stesso ora se i cittadini mi daranno la fiducia, uno che viene eletto sindaco, a differenza di quello che invece è avvenuto in questi anni, non deve sempre far polemica e scaricare sugli altri. Deve fare solo una cosa: rimboccarsi le maniche, lavorare e guardare avanti. Questo fa un sindaco. Come ho fatto io, che avevo fatto una durissima battaglia di opposizione negli anni 80, quando sono diventato sindaco. Mai più una polemica sul passato, ma il dovere di guardare avanti. E così bisogna fare. E bisogna farlo adesso, dopo questi ultimi anni, nei quali questo ha aggravato tutti i nostri problemi. Noi abbiamo avuto una città e un comune senza una vera maggioranza che si è sfogliata e senza una vera opposizione, perché nessuno si è accorto che c'era una opposizione,
in città e nel consiglio comunale. Ma la democrazia, un paese e una città, hanno bisogno della maggioranza e dell'opposizione, perché così cresce la democrazia, attraverso il confronto. E badate, altrimenti non si spiega, lo dico proprio politicamente, proprio perché non c'è stata una vera maggioranza e non c'è stata una vera opposizione, ci possono essere niente di meno che 13 liste, è difficile anche ricordarsi il nome di 13 liste per il candidato sindaco, per il comune nelle municipalità. Perché ci possono essere 13 liste? Perché lì dentro c'è la mancata maggioranza e la mancata opposizione. E si arriva a 15 liste. Perché non avendo gli uni e gli altri fatto la loro parte e il loro dovere, essere vera maggioranza e vera opposizione, si possono mettere assieme. Ma noi abbiamo bisogno di un'altra strada. Abbiamo bisogno di un patto con Napoli dentro la città. Non di portare a Napoli da Roma uno schema confezionato. Non abbiamo bisogno a Napoli di fare esperimenti. Napoli è una grande città, è una capitale, e non abbiamo bisogno a Napoli di portare patti tra partiti del vecchio governo che non c'è più, perché noi dobbiamo dialogare con il nuovo governo. Dobbiamo muoverci dentro Napoli, collaborare con Roma, collaborare con la regione, il governo con grande lealtà, e oltre che collaborare dobbiamo fare in modo che Napoli sia rispettata da tutti, perché Napoli è Napoli ed è Napoli che sceglie la sua strada. Questa città con le sue forze e con le sue forze migliori che noi dobbiamo mettere assieme, e questo può e deve farlo un sindaco con le mani libere. Io non devo chiedere niente a nessuno, non devo avere niente da nessuno e non devo far carriera. Io rispondo alla mia coscienza e a questa nostra città. Questo è il mio vincolo. E lo dico perché vengo da tutta una storia politica, civile, vengo anche da anni di grande sofferenza, 19 volte, e le 19 assoluzioni piene naturalmente non possono cancellare le sofferenze delle 19 volte. E solo io so che cosa significa in certi momenti. E proprio perché lo so, mi sento di mandare in questo momento un abbraccio e gli auguro in appello che tutto venga cambiato a Mimmo Lucano in Calabria. Mimmo! Per 19 volte. E io che amo la montagna ho imparato a salire. Era appena stato eletto sindaco che con un vigile del fuoco imparai a salire anche lì sopra l'8 di dicembre alla festa dell'Immacolata per portare i fiori come era giusto per me. Parato a salire, ho saputo anche scendere, e in montagna scendere è anche più difficile che salire, ma proprio perché ho saputo scendere posso risalire e posso rispondere all'appello di tante e di tante persone, e lo faccio nel mio modo, nel modo più libero. Io sono da sempre una persona di sinistra,
Lo sono stato, lo sono e lo sarò sempre. Io, di sinistra, denominazione di origine controllata. Di sinistra legata alla classe operaia e sinistra moderna, riformatrice, nel mondo che cambia. Ma sono anche e soprattutto un uomo delle istituzioni. Da un minuto dopo essere stato eletto sindaco nel dicembre del 1993 e da uomo delle istituzioni ogni tanto da sindaco, e mi rivolgo a tutti i cittadini di sinistra, di centro e di destra, mi rivolgo soprattutto ai cittadini senza casa politica. Sono tanti e tanti a sinistra quelli senza casa politica e sono tanti e tanti nel centro e a destra. Mi rivolgo a tutti i cittadini di ogni orientamento politico e mi rivolgo soprattutto ai cittadini che da anni non votano più. Sono stati loro a spingermi a candidarmi, cittadini di sinistra, di destra, di centro, cittadini che mi hanno detto da 10, 15, 20 anni non vota più e voi vi dovete candidare. E per me questo è stato importante, perché il mio telefono non squillava mai da parte di qualche dirigente del partito che ho contribuito a fondare, quando per mesi e mesi dicevo e scrivevo voglio dare una mano alla mia città. Mi hanno scritto tanti cittadini ed io ho sentito il dovere politico e civile di rispondere a loro. E per questo adesso, e chiudo, vorrei dire, mancano poche ore a domenica, lunedì, andiamo a votare e facciamo votare tante persone. Rivolgo anche un appello ai volontari, abbiamo bisogno di molti rappresentanti di lista, io sono sicuro che lo Stato saprà fare la sua parte. Ma cominciano ad arrivare notizie di episodi che possono succedere e succedono nei quartieri più poveri. E allora io ho fiducia nello Stato da uomo delle istituzioni. So che lo Stato saprà sorvegliare e salvaguardare la legittimità del voto, ma dobbiamo stare in tutti i sensi. E allora per piacere, chi può contatti il comitato via Toledo 424. Abbiamo bisogno di centinaia e centinaia di persone che facciano i rappresentanti di lista dentro il politico, con gli occhi aperti, per la trasparenza, per la democrazia, per la nostra città. E poi facciamo, come diceva uno dei miei maestri, porta a porta, casa per casa, la campagna elettorale ancora in queste ultime ore. Dobbiamo fare un altro tratto, un ultimo tratto. Ci sono in giro eserciti di candidati, però io penso che noi abbiamo fatto davvero un bel cammino. E io, che penso di avere il polso delle cose, so che dobbiamo ancora fare un tratto, però lo sento, lo vivo, anche negli ultimi giorni noi abbiamo continuato a salire e serve che noi saliamo ancora e altri scendano ancora un po'. Questa è la battaglia, e si giocherà lì, al punto limite tra chi sale e chi deve scendere ancora un po'. Per questo dobbiamo darci da fare, girare casa per casa, e il mio appello è a votare per me, per le liste che mi sostengono e per i candidati delle liste che mi sostengono. Vorrei anche dire che girando per le case cerchiamo anche di spiegare che per il comune e solo per il comune c'è però una norma particolare, si chiama il voto disgiunto.
abbiamo eserciti di candidati e quindi magari succede che in una famiglia c'è il cugino che è candidato di un elettore che ci guarda con simpatia e che non se la sente di non votare il cugino, e allora spieghiamogli che solo per il comune c'è questa possibilità del voto disgiunto e si può votare un candidato al consiglio comunale in una lista di un altro candidato sindaco e si può votare lì sopra Antonio Bassolino a sindaco di Napoli con il voto disgiunto e così andare al ballottaggio. C'è solo per il sindaco, perché il sindaco è il sindaco ed è il sindaco di tutta la città. Andiamo avanti allora, compagni e compagni, amiche e amici, cittadini e cittadini di ogni orientamento politico. Possiamo farcela, non è facile, lo so, non è detto, però non succede, non succede, ma ci succede lunedì. Quindi vediamo in queste nostre piazze. Grazie a voi, forza Napoli, tutti assieme e tutti uniti. Grazie di cuore, grazie a Nello, a Nino, a tutti quanti voi. Thank you.